Siamo senza tempo a proposito di accelerazione dei ritmi. Vengo al problema della temporalità, il problema della temporalità. E quindi vi chiedo di tornare un attimo sul problema del capitalismo dialettico, quello di Marx, e il capitalismo speculativo, il nostro. Il capitalismo dialettico in cui vive Marx è un capitalismo che del tempo ha a cuore soprattutto il futuro. È capitalismo in cui appunto la forma di merce, la stessa dialettica del fare profitto di M di 1, che poi presuppone un di 2, un di 3, un di 4 sempre maggiori, ha una sua temporalità rivolta al futuro e alla speranza che il profitto cresca sempre di più. La temporalità del capitalismo è accelerata e infuturante nella fase dialettica. Accelerata perché il segreto della forma merce, insegna Marx, è un segreto temporale, è una condensazione di tempo di lavoro sociale, la forma merce. Quanto minore il tempo utilizzato per produrla, tanto maggiore poi il beneficio che ne trae il produttore. Appunto, il segreto della forma merce è un segreto temporale, ripeto, è una lotta con il tempo, la produzione nel capitalismo. Ma poi il capitalismo non è solo accelerazione, ma è anche movimento teso al futuro, perché appunto il capitalismo, inizialmente limitato all'Europa, tende a proiettarsi per il futuro su scala globale. L'idea della globalizzazione come invasione del mondo da parte del mercato implica per ciò stesso l'idea che in un futuro prossimo il mondo intero sarà capitalistico. Però appunto anche in questa concezione del tempo vi è già una contraddizione radicale, analoga a quella che appunto abbiamo visto con la coscienza infelice borghese e con le lotte per il riconoscimento del lavoro servile. Perché? Perché questa stessa concezione accelerante e tesa verso il futuro genera anche la pensabilità di un futuro altro rispetto a quello capitalistico. Ed è proprio in questa concezione del futuro come possibilità di essere altrimenti rispetto a come si è che viene maturando questa lotta proletaria dell'anticapitalismo e la coscienza infelice borghese in quanto tale, nell'idea appunto che il futuro potrà essere diverso rispetto al presente. Appunto, il futuro diventa il luogo di colonizzazione con progetti trasformativi, mediati dalla prassi umana e dal ritmo della storia, come avrebbe detto Marx. Punto. E del resto Marx stesso, nei Grundrisse prima evocati, ci insegna una cosa decisiva per capire il mondo in cui viviamo. Marx scrive nei Grundrisse: economia di tempo, in questo si risolve ogni economia. Punto. Il capitalismo è una lotta costante contro il tempo. Ci costringe a vivere sempre rincorrendo uno scopo continuamente rilanciato nell'avvenire. Ci costringe a non essere mai pienamente in noi stessi. Col capitalismo si dissociano i tempi della vita e i tempi del mondo, come ha detto un filosofo tedesco che si chiama Blumenberg. Il tempo della vita, della nostra vita, non è più in sintonia con il tempo di un mondo che va troppo in fretta perché segue la produzione capitalistica. La faccio breve, il nostro mondo del capitalismo speculativo è un mondo in cui il capitalismo supera la contraddizione anche sul piano temporale. In che senso? Nel senso che neutralizza il futuro. Da almeno 20 anni di futuro non si parla più. Il futuro si ritrae, si verifica un movimento simmetrico e complementare di desertificazione dell'avvenire e di eternizzazione del presente. Il futuro, che un tempo era luogo di progettazione, di passione trasformatrice, diventa soltanto una riproduzione rutinaria del presente. Il futuro non sarà altro che il presente stesso, eternamente riprodotto, in una realizzazione perversa di quello che nello Zarathustra di Nietzsche è l'eterno ritorno dell'uguale. Il presente tende a invadere anche il futuro. Appunto, si verifica quella situazione che alcuni francesi hanno definito di presente onnipresente. Il presente tende a saturare anche il futuro. Viviamo perciò nell'epoca, come è stato detto con terminologia spinoziana, delle passioni tristi. Non c'è più speranza per il futuro, non c'è più fede nell'avvenire, ma c'è soltanto cinismo, insoddisfazione, rabbia, proprio perché il futuro ci è stato privato. Diceva Paul Valéry, il guaio del nostro tempo è che non c'è più il futuro di una volta. Il futuro non è più quello di una volta perché appunto è carico di presente. Se ai tempi di Marx l'uomo, non dico l'uomo comune, ma comunque gli intellettuali vivevano nella convinzione che l'istante successivo sarebbe stato qualitativamente diverso e migliore rispetto a quello precedente, perché il futuro in qualche misura veniva a coincidere con il meglio, oggi l'istante a venire è una riproduzione sempre uguale dell'istante precedente.
il tempo diventa una danza macabra di istanti sempre uguali che si riproducono a velocità sempre maggiore. Si verifica appunto un'eclisse del futuro, ma attenzione, la contraddizione che resta la velocità e l'accelerazione. Perché? Perché il capitalismo non ha più bisogno del futuro, ora che ha raggiunto il suo scopo, la globalizzazione, l'invasione globale del mondo, non ha più bisogno del futuro e deve anzi neutralizzarlo, perché il futuro rappresenta sempre la pensabilità e la progettabilità di essere altrimenti rispetto a come si è, ovvero la possibilità e la progettabilità di un mondo diversamente strutturato. Deve neutralizzare questa possibilità mantenendo però i ritmi accelerati della produzione, perché il segreto della società capitalistica, ieri come oggi, è quello dell'accelerazione costante. Accelerazione costante che si determina oggi in maniera ancora più invasiva rispetto ai tempi di Marx. Nel mio libro Essere senza tempo ho preso in esame tutta una serie di casi in cui questo emerge molto bene. Il multitasking, cioè il fatto che oggi per guadagnare tempo facciamo mille cose in contemporanea. Addirittura ci sono libri, e mi ha molto colpito questo, libri che insegnano a come favole da raccontare ai propri bambini per farli addormentare in 10 minuti. No? Una contrazione temporale. Pensate anche a tutti quei prodotti che hanno nella loro strategia di marketing la velocità e l'accelerazione. Speedy pizza, speedy date, appunto come conoscere gente nel minor tempo possibile e così via. Appunto la temporalità è sempre più contratta, ma viene meno il futuro. Viene meno il futuro. Questa è la contraddizione del nostro tempo. In Marx ancora, ma anche nel periodo in cui vive Fichte, nel periodo in cui vive Hegel, il futuro veniva visto appunto come luogo della trasformazione, dell'emancipazione, e l'accelerazione veniva vista come un metodo per abbreviare le doglie del parto, diceva Marx, cioè per rendere più rapido il passaggio al futuro, essenzialmente. Oggi invece viviamo in un'epoca in cui c'è l'accelerazione, ma non c'è più il futuro. Accelerazione senza futuro. O anche, come io lo definisco in Essere senza tempo, nichilismo della fretta. La fretta non ha più un progetto a venire in nome del quale appunto affrettarsi, ma è fine a se stessa, fine alla riproduzione sempre più veloce dell'oggi, cioè della realtà totalizzata dal capitalismo. Questo è il nostro orizzonte storico, che io ho definito con una formula di vago sapore heideggeriano, dicendo essere senza tempo. Siamo senza tempo oggi in due sensi. Nel primo senso, appunto, banalmente, perché viviamo costantemente con l'acqua alla gola. La produzione capitalistica ci impone ritmi disumani, e sempre appunto in un'ottica disumana che è quella di coartazione della nostra esistenza a conformarsi alla produzione delle merci e del profitto. Questa è poi la contraddizione originaria già smascherata da Marx. Ma poi siamo senza tempo anche in un'altra seconda e più importante forse accezione, nel senso che è venuto meno il tempo storico. Il divenire della storia teso verso il futuro si è in qualche misura pietrificato, si è congelato, è stato medusizzato, potremmo dire, dallo sguardo del capitalismo, che appunto non ha bisogno del futuro, ma ha bisogno soltanto della velocità di produzione. E allora si pone ancora una volta la domanda delle domande in questo contesto, la domanda che già Lenin a suo tempo poneva: che fare? Che bisogna fare oggi? Qual è la prassi per il nostro presente? Ma io credo che la prima cosa da fare nel nostro presente sia quella, e subito spiego questo concetto un po' astruso apparentemente, di ridialettizzare lo speculativo, cioè di riaprire una contraddizione all'interno di un orizzonte storico in cui il futuro è sparito e in cui non c'è più la contraddizione, cioè la lotta costante. Si tratta appunto di riaprire la possibilità di pensare qualcosa di diverso e di agire in suo nome. Si tratta di spezzare quella mistica della necessità che il capitalismo ci impone nella forma della insuperabilità del capitalismo. Bisogna tornare a pensare il fatto che il capitalismo, lungi dall'essere un destino insuperabile, è semmai un prodotto sociale del lavoro associato degli uomini e come tale può essere sempre di nuovo superato. Questo è l'orizzonte in cui siamo, secondo me, chiamati a muoverci oggi, recuperando quello che nell'uomo senza qualità Musil definiva il Möglichkeitssinn, il senso della possibilità, il fatto cioè che la stoffa di cui è intessuta la realtà non è quella della necessità, l'assolutismo della realtà capitalistica, ma è invece la possibilità, quella possibilità che appunto permette di essere altrimenti rispetto a come siamo, di progettare e di agire in nome di un futuro diverso.
E questo appunto è possibile solo spezzando la mistica della necessità in cui siamo sospesi e recuperando quello che già Marx definiva il sogno di una cosa. Il sogno di una cosa, cioè di un'umanità fine a se stessa, finalmente emancipata dall'incantesimo che è sfuggito di mano all'umanità stessa, della produzione fine a se stessa. E in questo senso Marx, ma insieme a lui molti altri autori, credo che possa essere un maestro per il nostro tempo, per provare a ripensare il nostro tempo e a ripensarne anche il superamento in vista di un meglio che ancora manca. Vi ringrazio. Ovviamente noi che ringraziamo lui per l'utilità, per le suggestioni che ci ha consegnato. Adesso se vogliamo, se qualcuno ha qualche domanda da fare, ha qualche ulteriore suggestione da consegnarci, molto volentieri facciamo un giro, sì, sottoponiamo i nostri interlocutori a questo stress ulteriore, ma molto volentieri lo accetteranno.